utenti, buongiorno. Qui collegati dallo stadio Carlo Wojtyla di Nocera Superiore. Protagonista ancora una volta la Rocchese con divisa rosso-blu, come si vede dalle immagini. La compagine del presidente Pagano, che vuole vincere assolutamente questa gara e ha un punto dai playoff. Davvero grande la prestazione finora condotta dagli uomini di mister Cerminara. Scendono in campo con Prisco Ruggiero Pedone, Prisco vice capitano, Iapicco senatore capitano Asciuti, Bisogno Trapanese, Santucci Medugno Ferraioli, Rispoli Daurea, Rega Milite Amato, Mandara Polichetti. Allenatore Cerminara, presidente Pagano, segretario Sellitto, vicepresidente Fusco, assistenza pubblico Santoriello Russo. Incontra il Rione Terra, eccolo nelle immagini con divisa gialla. Romano Lanuto De Luca, Riccio Doriano Stellato capitano Carnevale, Tafuto del giudice Nasti Di Roberto. In panchina Casolaro, Rega, Arborino, Molino, Tignola, Testa della Monaco, allenatore Platano, presidente Di Bonito. A momenti dovrebbe iniziare la gara, mentre i tifosi della Rocchese continuano a tifare l'unico gruppo ultras presente in questo girone B che ogni domenica canta. Ecco, vogliono 11 leoni a battere però il Rione Terra. Dovrebbe iniziare la partita, carissimi utenti. La terna arbitrale dovrebbe fischiare l'inizio della partita. Rocchese Rione Terra. Ed ecco, carissimi utenti, il girone B inizia questa partita. Ricordiamo che Rione Terra è a quota 37. Sarà una partita molto competitiva. La Rocchese è a quota 40, quindi ci sono 3 punti di differenza. Quindi anche il Rione Terra in realtà vuole giocarsi questa partita per quanto concerne l'ingresso nei playoff. Un girone molto competitivo che ha visto comunque protagonista la Rocchese. Ed ecco il numero 4, Iapicco, pallone sul laterale destro. Sul laterale destro si lancia la Rocchese. In azione di gioco numero 7, Bisogno. Ancora Bisogno in azione. Sfera numero 6, Asciuti. Pallone che termina fuori. Rimessa laterale. Pallone per il numero 10, ecco, Medugno in azione. Medugno. Il cross in area di rigore. Rocchese che va vicino al gol, prima azione degna di nota della compagine di mister Cervinara, che va vicino al gol. Corner per la squadra del rosso-blu. Dalla bandierina Medugno. Corner, il destro. Pallone in area di rigore. Tiro finale, attenzione, Rocchese vicino al gol. Rete, Rocchese vicino al gol, ed è rete. Sblocca il risultato. Rosso-blu in azione. Ed ecco la rete messa a segno dal numero 8 Trapanese. Rocchese 1, Rione Terra 0. E la Rocchese inizia a macinare gioco e a realizzare gol già dal primo minuto. Non sono passati neanche, carissimi utenti, come porta qui il cronometro, 2 minuti di gioco, 2 minuti e 7 secondi, eliminando i secondi di gioco prima del gol. In realtà dopo il gol abbiamo circa 2 minuti, entro 2 minuti la Rocchese ha messo a segno la sua rete. Rocchese 1, Rione Terra 0, adesso davvero si può vedere lo spettacolo in campo. Pallone fermato, ed ecco il rosso-blu in azione, passaggio arretrato, attenzione c'è un errore difensivo, benissimo, bravissimo il difensore centrale della Rocchese, ossia si tratta del numero 6 Asciuti, davvero difensore molto dotato di tecniche elevate. Quindi rosso-blu in azione, ed ecco Rione Terra in avanti. Pallone al numero 4 Riccio, rosso-blu in azione. Triangolazione, fallo, punizione. I tifosi davvero incitano la squadra. Rosso-blu in azione.
Rocchese in azione. Forza Rocchese! Davvero molto, un eco molto forte, pallone che termina fuori. Vinci per noi! Rimessa laterale per il Rione Terra. Forza Rocchese, dai, vinci per noi! Forza Rocchese! Forza Rocchese! Punizione, secondo l'arbitro, vediamo, la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco, vediamo come giudica, infatti rimessa laterale per il Rione Terra. Rosso blu in azione. Batte il numero 6 Asciuti sul pallone, passaggio arretrato al portiere Prisco, vice capitano. Sera il numero 5, Senatore, il capitano. Senatore, pallone a centrocampo. Sera il numero 3, Pedone. Sera il numero 11, Ferraioli. Santucci, prima palla per lui. Il diagonale, perfetto. Sera che termina al lato. Ed ecco il Rione Terra in azione. Pallone al numero 6, Stellato, il capitano. Pallone al numero 2, Lanuto. Bravissimo la compagine rosso-blu in azione. Deviazione del numero 6, Asciuti, che spazza la palla fuori, rimessa laterale. Rione Terra in azione. Palla che viene persa, la Rocchese in contropiede, pallone per Medugno, c'è l'avanzata del numero 10, il regista, il diagonale, precisa e perfetto, la palla viene però ribattuta. La sfera al numero 5, Senatore. Senatore Trapanese, Senatore, il lancio in profondità. Pallone all'indietro al numero 1, Prisco. Il lancio in verticale e il numero 11 Ferraioli, la triangolazione, pallone per Santucci, ancora Rocchese, l'arbitro, secondo l'arbitro è posizione irregolare. Intanto il pubblico, come si può vedere dalle immagini, continua ad incitare i propri beniamini ed ecco Stellato. Pallone sul laterale sinistro, il lancio in profondità, Rocchese in azione, palla bloccata dai rossoblù. Rione Terra che continua a mietere il gioco. Fuori gioco secondo l'assistente dell'arbitro, punizione a favore della Rocchese. Intanto in questo momento la Rocchese si trova a 43 punti. Ricordiamo e leggiamo subito la classifica, carissimi utenti. Si riparte con la Rocchese in azione, pallone a centrocampo, fermato. Il capitano Stellato cerca di distribuire sfera, ancora Stellato in azione. Il lancio bloccato dai rossoblù, l'arbitro, secondo l'arbitro è punizione, giocatore a terra. Punizione. Batte il numero 8 Tafuto sul pallone.
il destro di Tafuto, pallone in area di rigore, palla che termina sul fondo, nulla di fatto, risultato che resta invariato 1-0 a favore della Rocchese. Pallone che viene lanciato oltre il centrocampo, sfera che torna alla squadra di casa. Pallone che viene gestito adesso da Rione Terra, lancio in profondità, passaggio arretrato. Rossoblu che riprendono quota. Fallo, punizione, secondo l'arbitro. Pallone nella metà campo, giallo-blu, ricordiamo appunto la formazione e la classifica che la Vissa Fragolese è in prima posizione, e poi segue appunto il Barano, poi c'è l'Alfa Terna e poi c'è il Pimote, la San Giovannese e la Rocchese. In realtà la Rocchese si trova a un punto ed ecco la Rocchese ancora in azione. L'apertura per Santucci, Santucci vicino al gol. Grande iniziativa della compagine mista Cerminara, tutto di prima. Medugno batte il numero 2, Ruggiero. Ruggiero in azione. Pallone in area di rigore, fermato, palla spazzata via, palla che termina fuori, rimessa laterale. Pallone al numero 10, Medugno, sfera che viene persa, recuperata dal Rione Terra, sfera al numero 7, ossia Carnevale. Passaggio arretrato al capitano Stellato, avanza il Rione Terra, il cross, deviazione, palla nelle braccia del numero 1, Prisco, rimessa laterale rosso-blu, pallone per Santucci, fallo, punizione, punizione a favore della Rocchese, una Rocchese che in realtà continua a macinare il gioco. Punizione battuta da parte del numero 8 Trapanese, pallone al numero 5 Senatore, sfera sul laterale destro, la Rocchese continua a mettere gioco con Santucci, tutto di prima, il suo assist sul laterale destro, palla che termina fuori, si riparte dalle retrovie con la Rione Terra in azione, palla Stellato. Ricordiamo che si gioca pure in questo momento, si sta giocando Neapolis Alfa Terna. Quindi il Neapolis ha bisogno di vincere in quanto è situato nella zona play-out, potrebbe vincere la partita, ricordiamo che comunque in casa il Neapolis ha sempre strappato gli applausi del pubblico, quindi potrebbe in realtà vincere questa partita contro l'Alfa Terna e si potrebbero ridurre le distanze tra Alfa Terna e Rocchese. Intanto pallone al numero 9 del giudice, l'apertura, il diagonale, attenzione, tiro finale e nulla di fatto, il numero 4 Riccio ha tentato il tiro verso la porta di Prisco ma la palla è stata bloccata dal numero 1 che ha deviato, corner per il Rione Terra, il destro, il cross, pallone respinto, Rocchese in azione di gioco.
il lancio in profondità, sfera che però termina fuori, rimessa laterale, batte il numero 2 Ruggiero. Ruggiero in azione, Rione Terra che cerca di poter effettuare un altro, attenzione, un'altra incursione in area di rigore, ma non supera il centrocampo. I rossoblu riescono a bloccare alla meglio. Bravissimo il numero 8, bravo Trapanese. Punizione. Trapanese. Rossoblu in azione, fanno ben circolare la palla. Sfera al numero 3, Pedone. Palla fermata. Fuori gioco secondo l'assistente dell'arbitro, come si può vedere dalle immagini. Punizione per la Rocchese. Pedona. Il lancio in profondità, sfera nelle braccia del numero 1 Romano. Rossoblu in azione. Iapicco. Palla che termina fuori. Di nuovo in azione il Rione Terra. Carissimi utenti, abbiamo superato oramai i 16 minuti di gioco. Rocchese 1, Rione Terra 0. Siamo nella parte del primo tempo. Intanto scatta il contropiede, Medugno. Ecco, guarda in profondità, vede che c'è posizione irregolare. Riesce ad arretrare il passaggio. Molto bene la funzione di Medugno. Pallone fuori. Rimessa laterale per il Rione Terra. Pallone per Stellato. Sfera numero 2 Ruggiero. Il lancio in avanti. Tiro finale, attenzione, del numero 9. Del giudice, il tiro finale però trova una deviazione, la palla esce fuori dal rettangolo di gioco con Prisco che va a prendere palla, ma in realtà la sfera ha superato il limite del rettangolo di gioco. Corner, batte il numero 8 Trapanese, il numero 8, scusate, Tafuto per il Rione Terra. Tafuto batte il corner, il Rione Terra, squadra di Pozzuoli, il destro, pallone in area di rigore. I rossoblu si difendono in toto, riescono a tutelare al meglio l'area di rigore, molto determinata la compagine mister Cerminara che non sta offrendo spazi alla squadra ospite, davvero sta effettuando un grande gioco tattico. Durante la settimana ha effettuato una grande preparazione atletica in modo tale da essere ben preparata quest'oggi. Pallone in area di rigore, sfera fermata, rossoblu in azione. Rubano palla e si lanciano in profondità. Palla a centrocampo, sfera per Medugno. Il numero 4, Iapicco. Con il rossoblu in azione, sfera a centrocampo. Pallone in out, corner, c'è una deviazione, corner a fuori del Rione Terra che comunque si sta impegnando a poter inoltrarsi in area di rigore, ma di fronte a una barriera molto dura, quella rossoblu, una barriera rossoblu degna di questa posizione, anzi il dirigente, anzi il cross, il dirigente fabbricatore ha sostenuto che la squadra
oggi poteva anche stare a quota 47 punti. Secondo Fabbricatore, la squadra rocchese ha perso 7 punti, ma non a causa di fattori endogeni, ma determinata da fattori esogeni. Intanto il corner. Tanderione Terra in azione. Corner. Il lancio in area di rigore. Tiro finale, attenzione. È rete del Rione Terra su una punizione, c'è stata una deviazione. Il Rione Terra pareggia il risultato. Rete del numero 9 del giudice. Anche se c'è stata una deviazione nell'area di rigore, il tiro è stato comunque del numero 9 del giudice. 1-1 il risultato. La Rocchese ritorna a giocarsi di nuovo questa partita. Si riapre quindi la partita con il numero 4 Iapicco, passaggio arretrato. Ancora Iapicco in azione. Il lancio in profondità. Ed ecco in azione. Pallone in out. Il lancio. Pallone rosso-blu recuperato dal numero 6 Asciuti. Sarà che termina fuori. Giallo-blu in azione di gioco. Fallo, punizione. Rosso-blu in azione. Ripartono dalla metà campo propria. La Rocchese avanza. Il destro. Pallone in profondità. Numero 9 Santucci. Svetta di testa, un pallone molto alto. Secondo l'arbitro è rimessa laterale. Si riparte con il rosso-blu in azione. Pallone in profondità. Sfera che però giunge nelle braccia del numero 1 Prisco. Rosso-blu in azione. Fallo, punizione. Punizione a favore del Rocchese. Passaggio arretrato al numero 6 Asciuti, poi Prisco. Il lancio in profondità, pallone al numero 9 Santucci, svetta di testa, un pallone abbastanza interessante a centrocampo. La palla poi viene lanciata sul laterale destro. Santucci, ancora lui, bravo Santucci, ottimo lavoro. Non sta perdendo neanche una palla oggi Santucci. Bravissimo Santucci, grande giocata la sua. Il cross per Medugno, pallone che però viene ribattuto. Fallo, punizione. Bellissima giocata quella di Santucci, davvero spettacolare. Il centravanti della Rocchese ha piazzato la palla al centro. Poi su ribattuta c'è stato un fallo, punizione. Un Santucci davvero in forma oggi, non ha perso neanche una palla finora. Pallone fuori. Rimessa laterale. Corner. Il destro, pallone in area di rigore, sfera che però viene ribattuta. Ed è il secondo gol, attenzione, il Rione Terra raddoppia il risultato con il numero 10 Nasti. Rione Terra 2, Rocchese 1. Si riparte da centrocampo con Asciuti in azione. Trapanese, pallone sul laterale destro, la Rocchese continua a mietere gioco. Ottima cavalcata, pallone in area di rigore, sfera che però viene ribattuta, di noi rosso-blu in azione di gioco.
Lancia in profondità, Lione Terra avanza. Pallone al numero 9. Tiro finale. L'assist di Del Giudice per Di Roberto, pallone che termina alto sulla traversa. Del Coprisco. Pallone al numero 6, Asciuti. Palla raso terra al numero 10. Punto Medugno. Il diagonale perfetto, il cross in area di rigore. Interviene però adesso Romano che blocca, ottima azione. Lancio oltre al centrocampo. Pallone a centrocampo, si continua a giocare con il numero 4 Iapicco. Lancio per Santucci, ecco Santucci nelle immagini. Pallone al numero 11, Ferraioli. Bellissimo la sua giocata, sarà che però viene persa. Palla a centrocampo da parte del capitano che continua ad avanzare. Rocchesi in azione. Palla al numero 3, Pedone, deviazione. Pedone. Pallone al numero 10, Medugno, il cross, deviazione, palla fuori, fondo area secondo l'arbitro, batte il numero 1 Romano. Fondo area. Passaggio arretrato al numero 1 Prisco. Iapicco. Punizione. Sarà il numero 6 Asciuti. Palla al numero 3 Pedona. Il sinistro pallone ai limiti. Sarà fermata. Del Giudice. Rocchesi in azione. Bellissimo questo stop da parte di Ferraioli. Iniziativa eccellente, atterrato Santucci. Atterrato Santucci. Iapicco. Pallone in profondità. Bravo il portiere Prisco. Pallone a centrocampo al numero 11 Di Roberto. Pallone al numero 7 Carnevale. L'apertura al numero 11 Di Roberto. Sera che termina sul fondo. Fondo area. Rossoblu in azione. Rossoblu in avanti. Santucci, fallo su di lui, punizione secondo l'arbitro. Batte il numero 6, Asciuti. Pallone al capitano Senatore. Rimessa laterale. Si cerca una triangolazione. Si alza la bandierina, rosso-blu in azione. Fallo, punizione.
il lancio, deviazione da parte del numero 11 Ferraioli, rimessa laterale da parte del Rione Terra. Abbiamo raggiunto la mezz'ora di gioco. Fondo area. Rossoblu in azione. Palla fermata. La triangolazione in area di rigore e il numero 4 Riccio sfiora il terzo gol per il Rione Terra. Dalla bandierina il numero 8 Tafuto. Gialloblu in azione, il cross in area di rigore, di nuovo Riccio, centrocampista avanzato che tenta il gol ma la sfera termina fuori, fondo area. Asciuti, Trapanese, Iapicco. La triangolazione per Pedone. Al numero 8 Tafuto il pallone. Si continua a mietere gioco con la squadra del Rione Terra in avanti. L'apertura in verticale. Fuori gioco. Apertura, pallone numero 3 Pedone, fallo, punizione, punizione per il Rione Terra. Tafuto, tiro, pallone alto sulla traversa, c'è stata una deviazione, tra l'altro l'arbitro ha fischiato la posizione irregolare. Rossoblu in azione, pallone al numero 3 Pedone, il lancio in profondità per Santucci, attenzione. Palla fuori, si continua a giocare con il rossoblu in azione, partono da un fondo area, preferiscono partire da un fondo area, batte Prisco. Rossoblu in azione di gioco, il lancio per Ferraioli, poi Santucci, passaggio arretrato, una serie di triangolazioni portano la squadra in profondità, ma il Rione Terra ci prova, bravissimo Prisco, grande parata su questo tiro finale del centravanti del Rione Terra. Tiro appunto del numero 9 del giudice, corner, batte Riccio. Il cross in area di rigore.
rimessa laterale giallo blu, fallo, punizione, in lancio. Passaggio arretrato al numero 1 Romano. Iapicco, pallone per Ferraioli, il lancio punto proprio per Ferraioli, con le immagini, l'apertura per Pedone, il cross in area di rigore. Potrebbe andare vicino al gol la squadra rossa. Attenzione, c'è un fallo, punizione. Fallo netto. La possibilità di poter ottenere una ghiotta occasione. È stato atterrato Medugno. La ghiotta occasione di poter pareggiare il risultato. Ci prova di nuovo la Rocchese su punizione. Mancano poco meno di 9 minuti alla fine del primo tempo tra Rocchese e Rione Terra, promozione girone B. Sul pallone Santucci. Ed ecco Santucci. Vicino al gol Santucci. Fondo area. Il lancio, pallone a centrocampo. I rosso-blu avanzano. In azione. Pallone fuori. Rimessa laterale, il tiro finale, il Rione Terra, la palla termina al lato, nulla di particolare. Ecco il lancio, rosso-blu in azione, passaggio arretrato, di nuovo la Rocchese in azione. Rione Terra in avanti, continua il suo progressivo lavoro offensivo, ma la palla poi termina al lato, rimessa laterale a fuori della Rocchese. Santucci recupera il numero 8 Tafuto, il cross, rosso blu che riescono a difendersi come possono, e il numero 4 Iapicco lancia il pallone sul laterale destro, deviazione. Medugno, la triangolazione. Il cross ribattuto. Fallo intanto a giocatore a terra, l'arbitro lascia continuare a terra. A quanto intanto l'arbitro fischia la posizione regolare e ferma il gioco. Si rialza il calciatore. Il numero 4 Iapicco. Si riparte dalle retrovie con il rosso-blu in azione. Pallone numero 3 Pedone. Fallo, punizione commessa ai danni di Medugno. Non c'è dubbio per l'arbitro, è punizione. Trapanese.
punizione. Il diagonale sul laterale destro, il cross in area di rigore, palla piazzata al centro, vicino al gol la Rocchese con Santucci. La Rocchese vicino al gol, di nuovo la corner, il cross ribattuto. Il Rione Terra in questo caso ha la meglio, si rilancia in avanti, cerca di protrarsi in profondità, ma l'arbitro fischia la posizione irregolare. Di nuovo rosso-blu in azione, palla per Santucci. Santucci, tiro di Santucci, pallone ribattuto, deviazione, rimessa laterale, batte il numero 7 Bisogno, pallone per Medugno, come Dugno, il cross corner, ottiene un corner Medugno dalla bandierina. Il destro, pallone in area di rigore, posizione irregolare secondo l'arbitro, punizione per il Rione Terra. Il lancio, Di Roberto in azione, passaggio arretrato numero 8 Tafuto. Pedone, ancora Pedone, triangolazione, lancio sulla trale destro, apertura, Polichetti in area di rigore, i rossoblu avanzano, il cross deviato da parte del numero 2 Ruggiero, bravo Ruggiero, ottimo lavoro, eccolo le immagini, Ruggiero. Medugno, passaggio arretrato, ancora il rossoblu in azione, sfera per Pedone, Iapicco. Fallo, punizione, atterrato il numero 2 Ruggiero, punizione, battuta, pallone sul laterale destro, si sale, ancora in gioco il numero 7 Bisogno, il cross, Medugno, rete, rete, la Rocchese pareggia il risultato con Medugno, grande gol, 2-2, grande incisività in area di rigore da parte della compagine di mister Cerminara, Rocchese 2, Rione Terra 2, quando ormai siamo agli sgoccioli del primo tempo.